il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Bene, so che avete avuto un po' di trambusto, però devo dirvi che la lezione di oggi capita proprio a pennello, perché è una lezione sull'onestà, dedicata a due personaggi molto importanti che sono morti proprio quest'anno. Due eroi dell'onestà. Falcone Borsellino. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due amici, due magistrati, due eroi. Questi due uomini fecero la differenza nella lotta contro la mafia. Grazie al duro lavoro di collaborazione con i pentiti, i due colleghi diedero una struttura ed un'identità al fenomeno mafioso, contribuendo alla costruzione del maxi processo contro Cosa Nostra, il più grande attacco alla mafia mai condotto in Italia, che si concluse nell'87 con 360 condannati. Una grande vittoria che 5 anni dopo, ahimè, venne pagata a caro prezzo. Il 23 maggio 1992, nella strage di Capaci, Giovanni Falcone venne assassinato assieme alla moglie e a 3 agenti della sua scorta. Neanche il tempo di piangere l'amico, che 57 giorni dopo, il 19 luglio, Paolo Borsellino venne ucciso nella strage di Via D'Amelio assieme a 5 agenti della sua scorta. L'ennesima orribile strage di mafia. Una tragedia dopo l'altra, ma sicuramente Falcone e Borsellino lasciarono un'eredità colma di integrità, giustizia e umanità. Sarebbe assurdo sostenere che paura non se ne prova. Ci sono dei momenti in cui la paura si prova. L'importante è che assieme alla paura ci sia il coraggio. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono due vittime della mafia. La loro scomparsa è stata una tragedia di questo 1992. Signorina Matera, lei conosce Falcone e Borsellino? Sì. Per me sono di grande esempio, anche perché io sono una persona che punta alla giustizia, quindi ci tengo appunto a queste cose. Beh, allora da grande potrebbe fare il giudice. Infatti quello è la cosa a cui aspiro. Il grande merito di Falcone è stato quello di avvalersi dell'aiuto dei pentiti. Qual è la differenza tra un pentito e un traditore? Il pentito è uno che si pente delle sue azioni, che ammette il suo errore e dà una mano a riparare ciò che lui ha fatto. Mentre infame è uno che per comodità propria va a andare contro a ciò che sono le sue idee. Signor Dago. Un pentito è uno che dice le cose, poi dopo, subito dopo, va dagli altri a mettere che ha detto quelle cose. Però in una maniera dispiaciuta, no? Cioè nel senso che è triste, no? Che non voleva farlo, però. Quindi è stato costretto a dire, intende? È stato sì. Costretto a confessare dall'emozione, quello che ecco, sa? Sì, ecco, sì, confessa. Io non sono un traditore, io ho soltanto detto i nomi, cioè i nomi, io ho detto i numeri. Pentito, cioè nel senso che. Ah, è pentito nel senso che è triste? Sì. Io vedo Bonnie più come un traditore che come un pentito. Ci ha buttati a tutti noi in mezzo a un casino simile e poi lui ha detto no, però io non c'ero.